da Radio Speranza va ora in onda APG Time, a cura della comunità Papa Giovanni XXIII. Sono visto anch'io quando ero senza Dio, e così eccoci carissimi radioascoltatori, benvenuti a questo 63esimo appuntamento con APG Time su Radio Speranza in Blu, la radio diocesana di Pescara Penne. Ecco, siamo ancora con il carissimo Don Sergio Fraticelli, che salutiamo. Ciao Don Sergio. Ciao Cristiano, ciao a tutti, ciao. Bene, bene, bentornato, e ricordiamo ai nostri cari radioascoltatori che stiamo approfondendo attraverso la spiritualità di Don Oreste Benzi il secondo volume formato pocket, no, che si chiama Vivere in Gesù, la collana di spiritualità di Don Oreste Benzi, e stiamo approfondendo il volumetto che si intitola Attirati da Gesù, la preghiera continua. Ecco, nella puntata scorsa abbiamo parlato, Don Sergio, no, della preghiera continua, no? Abbiamo accennato al pellegrino russo che non vedeva l'ora di scoprire, no, come riuscire a raggiungere questa preghiera continua, no, che poi riesce a capire attraverso il suo padre spirituale. Abbiamo parlato di una preghiera attiva anche durante il sonno. No, abbiamo parlato... E poi non so se hai fatto caso che era la seconda lettura di domenica scorsa, dove c'è scritto: siete sempre lieti, pregate incessantemente senza stancarvi mai. Era proprio un brano che ci rimandava quella alla puntata scorsa, infatti. Sì. E poi abbiamo parlato anche dei frutti, no, di questa preghiera continua, che si manifestano non solo nello spirito ma nei sensi, no? Nei sensi dell'uomo e anche nell'intelligenza, no? E oggi, Don Sergio, parleremo del secondo capitolo, che si chiama Immersi nel Signore. Ecco, Don Oreste parte con un salmo, no? Per introdurci in questo nuovo capitolo, con il Salmo 15, e lui subito fa riferimento al fatto che in pratica la prima tappa, no, per raggiungere una preghiera continua è quella di essere certi che la nostra vita è nelle mani di Dio, no? Sì. Attraverso non solo l'intelligenza ma una sapienza del cuore, no, che ci consente, no? Ecco, lascio a te la parola. Sì, perché volevo introdurre questa puntata perché mi sembra veramente provvidenziale che, diciamo, domenica scorsa abbiamo appunto nella seconda lettura letto quel brano da cui siamo partiti, e questa volta siamo proprio, potremmo dire, anche proprio nel clima del Natale, no? Perché in questo capitolo mi sembra che Don Oreste, diciamo, ci inviti innanzitutto a cogliere come la nostra umanità è predisposta a questa, diciamo, incontro con il Signore, ma anche ad esserne pienamente, lui dice, immersi nel Signore. Poi lo sviluppa, come dici tu, partendo da questo fatto di essere nelle sue mani, però mi sembrava bello sottolineare questo aspetto. Ecco, c'è una dimensione antropologica della nostra umanità, che il cuore, il nostro cuore, la nostra umanità, e quando parliamo di cuore parliamo appunto di spirito, e che pervade però tutta la persona, è predisposto ad accogliere il Signore, anzi è questo che desidera profondamente ogni uomo. Certo. Allora, così, ecco, Sant'Ireneo, poi te, Sant'Ireneo lo diceva, la vita umana, no, è Capax Dei, proprio lui lo diceva proprio contemplando il Natale, nel Natale di Gesù, che è Dio, che è figlio di Dio, che assume la nostra carne, quindi è proprio come noi vediamo, noi contempliamo certamente il dono di Dio, ma anche che la nostra umanità è predisposta a questo, certo. Tant'è che Don Oreste poi a un certo punto dice questo: dice anche per chi si dice ateo, non è che Dio non c'è, no, e solo non lo riconosce presente dentro di lui. Ecco, proprio in riferimento a questo che dicevi tu, no, in ogni uomo noi crediamo che c'è questa capacità, no, certo, questa predisposizione. Sai, adesso questo non so se ho rubato tanto tempo, però, ma anche in fondo alcuni, adesso non mi ricordo, anche quando pecchiamo, no? Sì, sì. Quello che c'è al fondo
del desiderio che poi però sbaglia mira, il peccato è sbagliare bersaglio, al fondo è sempre il desiderio di Dio. È solo Certo. che noi, se non alimentiamo e se non abbiamo questa apertura, non lo riconosciamo e quindi poi quell'amore sbaglia bersaglio, va a finire in una possessione, va a finire in un sentimento, diciamo, che può diventare dipendenza da droghe oppure anche della pornografia, eccetera, eccetera. Insomma, mi sembra tanto forte questo. Certo. E Donoreste in pratica niente, continua, no, a parlare poi di questo mistero, appunto, della presenza di Dio in noi. Fa riferimento, no, anche ad un brano del Deuteronomio, no, dove si dice: i precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Ecco, Donoreste un po' faceva riferimento, dice: quanto sarebbe bello, no, se tra amici, in famiglia, no, tra fratelli si parlasse proprio dell'amore di Dio, no, di questo Dio che è in noi, no? Ecco, e come ci Lui puoi approfondire questo argomento, Don? fa riferimento anche a San Benedetto e Santa Scolastica, questi fratelli che alcune volte ci hanno detto, insomma, degli scritti che passavano le notti intere a parlare della vita spirituale. Io direi però, ecco, questo io credo che questo potrebbe essere interpretato come uno che è un po'. Adesso non mi viene il termine, un po' fissato, una persona un po' fissata, insomma. Non si tratta di questo, perché emerge appunto dalla esperienza di vita, insomma, il ripetere, il stare su ciò che è fondamento, che poi si ripete in diversi modi. Cioè, qui a me piaceva sottolineare un aspetto che la ripetizione nella vita spirituale è segno di una profondità, cioè che voglio dire, quando l'esperienza di Dio, l'esperienza dell'incontro con Lui diventa veramente profonda, ed è un cammino chiaramente che non si finisce mai, però è chiaro che si ripete, cioè si sta su ciò che è fondamento e quindi lo si esprime anche, perché se così non fosse, tante volte siamo così portati, c'è sempre questa tentazione nella vita spirituale di cercare qualche novità, no? Qualcuno che ha detto qualcosa che nessuno ha mai detto, di fare un'esperienza che diciamo non ho mai sentito. Attenzione, questo potrebbe essere qualcosa che rimane ancora in superficie, perché invece Cristo è sempre lo stesso, lo Spirito Santo è sempre Lui, ma si tratta appunto della rivelazione della vita spirituale è una realtà di profondità di quello che io vivo. Per cui è chiaro che io poi il ripetere non è tanto un fatto, diciamo, di banalità, ma di esprimere, manifestare in diversi modi, in diverse situazioni, il centro che è veramente il Signore e che è, come dire, totalmente anche liberante da un certo punto di vista. Ecco, non so se riesco a far cogliere, Sì, insomma. certo, anche Don Oreste Benzi, no? Ecco, ho il libricino davanti a pagina 49, no? Leggo testualmente, dice questo, dice: ecco cos'è la preghiera continua, è una presenza continua, non è affatto un'illusione, un'atmosfera, no? Un'emozione soltanto, è lo sbocciare di una nuova dimensione della realtà in noi. È l'esperienza concreta che hanno vissuto tanti nostri fratelli che noi chiamiamo santi, no? Un po' quello che dicevi tu, Don Sergio, no? Non, ecco, la dimensione della preghiera continua, lo stare in Dio e Dio in noi, non è riconducibile solo, no, ad una novità passeggera che ci emoziona, no, ci fa sentire bene e poi tutto procede come prima. No, ci cambia la vita. Lì ci riaggancerei un po' che dicevamo l'altra volta il primo rosso, ma questo fatto che si tratta appunto di un'immersione e quindi di vivere un battesimo, per cui appunto si tratta chiaramente come il primo rosso di un cammino che dà profondità e fa emergere questa vita nuova, che è un po' questo abbiamo perso come cristiani di
di cogliere questo. L'incontro con Cristo non è una filosofia, ma è l'emergere di una vita nuova, che non è un'altra, è la mia in Cristo, sempre più profondamente in Lui. Infatti dice così, Don Oreste, posso dirci un altro pezzettino? Certo. Ci voleva dire un'altra cosa. Siamo chiamati a fare dell'unione con Dio un modo di essere. L'unione con Dio è un modo di essere. Come il carattere che tu hai è un modo di essere e te lo porti ovunque, e si può dire che anche quando dormi esprimi il tuo carattere, così l'unione con Dio è un modo di essere. Cioè la vita cristiana matura come una modalità di esistenza, una modalità di esistenza fraterna, perché filiale e quindi aperta al Padre. E non so se l'ho detto l'altra volta, ma abbiamo detto adesso che ripetere nelle cose spirituali significa dare profondità, quindi siamo tranquilli. Certo, certo. Le cose si ripetono perché diventino parte, si cuciono sulla nostra vita, si cuciono. Non so se tante volte in italiano sono un po' pessimo, però alcuni padri, questo, anzi Nicola Cabasillas dovrebbe essere questo, che non è tanto un padre, ma è un teologo della Chiesa ortodossa, ma del 1300, così, diceva così, diceva, adesso traslittero un po' in questo modo, cioè che questa vita nuova, che è la vita filiale, diventa così profonda e vera, per cui l'esperienza che io ho immediata sempre più è quella di essere veramente figlio di Dio, direi in questo modo, per cui quando qualcuno mi dicesse tu di chi sei figlio, io non gli direi immediatamente sono figlio di Domenico Iole, che era papà e mamma, certo. Ma io dovrei dire sono figlio di Dio, perché questo legame diventa così profondo e reale che ti fa cogliere in prima istanza questa realtà. Ecco, questo si vuole dire. Bene. Che appunto si tratta di un'unione vitale e non giustapposta e non ideologica, diciamo, no? Bellissimo. Cioè, quando se uno mi dicesse a me, non mi succede a me, tu di chi sei figlio, gli direi, dovrei dire figlio di Dio, perché sono... Certo. Emergo da questa vita, il Padre continuamente mi rigenera come figlio di Dio in Cristo. Bello, molto bello, grazie Don Sergio. E io allora farei così, perché ho altre domande interessanti che molto probabilmente ci proietteranno più in una dimensione orizzontale, però bello approfondire anche questa parte. Io a questo punto lascerei la linea alla regia per la consueta pausa musicale e fra qualche minuto riprenderemo questo interessantissimo argomento. Cielo lo spalanchi in me, il tuo dono è grande come l'immensità. Io e te, io ti parlo e tu sei l'infinito. Io e te, un granello perso in questo mondo. Io e te, io ti parlo e tu sei nel mio cuore. Io sono con te. Brano di Daniele Ricci, era il 1989 quando esce Sei l'amore senza limiti. Bel testo, bel brano. Don Sergio, ecco, di nuovo qui a parlare della spiritualità di Don Oreste Benzi, della preghiera, no? Dell'essere e del sentirci soprattutto in Dio, no? Quel Dio appunto che è amore senza limiti. Don Oreste fa riferimento anche a questo, dice quando riesci a sintonizzarti, no? Ad entrare, a sentire, a diventare un essere che si sente completamente in Dio e sente completamente Dio nella propria vita, non vai più alla ricerca delle cose terrene, no? Non vai più alla ricerca dell'applauso, del possesso delle cose, no? Ma effettivamente cominci a preoccuparti di altro, no? A gustare quella gioia dell'essere in Dio e a preoccuparti soltanto di quel peccato che ti separa da Lui. Ecco, Don Sergio, anche attraverso la tua esperienza sacerdotale, no? Perché no, nel sacramento della riconciliazione, no? Quale esperienza, ecco, vivi tu effettivamente, no, rispetto a questo discorso? Beh, appunto, io mi sembra tanto
bello questa sottolineatura, perché stiamo parlando della preghiera, ma appunto per noi cristiani chiaramente non è separato dal resto della vita. Direi così, però io direi questo, cioè questa esperienza della preghiera incessante, della preghiera del cuore, della preghiera che diventa sempre più un'immersione in Cristo, non è tanto che non ci fa, diciamo, cogliere, adesso così probabilmente non mi spiego proprio bene, però le realtà terrene, ma ce le fa relativizzare, nel senso che è chiaro che questa vita nuova che viviamo e che matura, che chiaramente di cui stiamo parlando, cioè ci fa riscontrare che le situazioni diventano relative e anche le persone. Allora Don Oreste dice appunto, tu ti accorgi che a un certo punto lui si vede che si percepisce che lui viveva queste cose qua, che quella persona che è bella o brutta, che è interessante o non interessante, cioè è relativo, tu gli vuoi bene, che quel fratello che è handicappato, quel piccolo, quella persona che nessuno vuole, come dire, tu la puoi amare perché quella sua situazione non è così determinante, cioè si vede tutto in una luce diversa, anzi nella luce proprio del Signore. Qui io ci avevo ricollegato proprio, ecco, la misericordia, così, sì, certo, la confessione, va bene, ma piacerebbe dire questo, richiamare il giubileo della misericordia che Papa Francesco ha indetto alcuni anni fa. Non so se vi ricordi, lo slogan era Misericordes sicut pater, cioè misericordiosi come il Padre. Ma questa sarebbe una presunzione, però è parola di Dio. Come possiamo essere noi misericordiosi come il Padre, come Dio? Sarebbe veramente... Allora, è il logo di quell'anno, se uno lo va a rivedere, c'era appunto il buon pastore che porta sulle spalle la pecorella smarrita, che poi siamo noi, siamo, e la stringe così a sé che quel volto non ha quattro occhi ma ne ha tre. Perché proprio noi è così, ricevendo questo amore di Dio, che molto spesso è un amore di misericordia, perché tutti siamo peccatori, certo, siamo certo, un'esperienza certo. Così. Questo ci abilita a guardare il fratello come lo guarda il Padre. Noi possiamo guardare in qualche modo con gli occhi di Dio, ma questo, se non siamo immersi, non è possibile, insomma, non è certo. Possibile. E tant'è che, sì, Don Oreste poi aggiunge, no, che anche chi vive tanta rabbia a volte, no, verso i fratelli, o stanchezze psicologiche, no, addirittura fa riferimento anche a volte a chi non saluta, no, un fratello che incontra, una persona che incontra, e dice il vero motivo forse non è da ricercare altrove, no, ma nella mancanza di questo dialogo perenne e sì, profondo con Dio. Sì, no? Sì. Lo vogliamo leggere, quel pezzo infatti anche lui lo ha sottolineato. Credo che a volte si arriva a vivere tanta rabbia nel rapporto tra i fratelli, e lui lo conosceva il cuore dei fratelli, perché no, certo. Molto più di me, sono convintissimo. Credo che a volte si arriva a vivere tanta rabbia nel rapporto tra i fratelli proprio perché c'è una voglia grande di essere uno in Cristo, Gesù, e non ci riusciamo. Tante nostre stranezze psicologiche derivano dalla mancanza di questo dialogo perenne con Dio, perché esse sono dovute ad una conflittualità che non si riesce a comporre, per cui il soggetto si scarica. Beh, insomma, è così, certo. Cioè il fatto che, perché il nostro cuore è fatto per Dio, e quindi è chiaro che le conflittualità, potremmo dire così, perché ci aspettiamo dagli altri quello che gli altri non ci possono dare. Certo, ci aspettiamo, certo. E ci feriscono, offriamo anche noi, perché non ci possono dare quell'amore che il nostro cuore desidera ardentemente, per cui è facile che nasce questo equivoco, questa, perché forse non è vero anche, adesso forse la chiamo un po' troppo, però quante volte, forse anche tra coniugi, insomma, oppure io penso da un buon fratello, se uno si aspetta dall'altro che, come dire, risolva tutte le mie ferite interiori, questo però l'altro mi deluderà sempre, mi deluderà, e io entrerò in conflitto. Certo. Invece il cuore solamente il Signore lo può sanare, e in questo poi io riscopro anche come attraverso i fratelli, lo sappiamo in comunità, come attraverso anche i piccoli veniamo salvati, perché però sta dentro
questa dinamica dell'amore del Signore. È tanto bello anche questo aspetto. Certo, il rischio, no, di affidarsi all'apparenza, no, più che alla concretezza vera di vita. E apro una piccola parentesi, forse non c'entra, ma mi veniva in mente, la dico così come la penso. Proprio l'altro giorno con mio figlio Pietro approfondivamo così un attimo, noi seguiamo il Pescara, no? Ci piace il calcio, e siamo andati a vedere una partita, no? E dicevamo proprio questo, no? Il far caso a come i tifosi più estremi, no? Più che vivono proprio il discorso tifo in maniera proprio, come dire, no? Cioè, il calcio è tutto. E proprio davano proprio quell'impressione lì, cioè di andare proprio alla ricerca di quel qualcosa che potesse completare la propria vita, e di quel qualcosa che poi, ecco, tradotto in fede calcistica, non finisce mai, no? Quel bisogno di infinito, che chi lo traduce in fede calcistica, no? Chi in rabbia, chi in possesso di altre cose, ecco. Però tutte apparenze che poi lasciano il tempo che trovano. E quindi, ecco, se, come dicevi tu, no, Don Sergio, se non ci rifacciamo realmente a quella relazione vera, autentica, profonda con Dio, siamo lontani dalla felicità vera. Infatti io credo che questo sia un po' a volte una delle cartine al tornasole. Cioè, chiaro che adesso in poche battute si rischia anche di sintetizzare in modo non completo, no? Certo. Però è vero che l'esperienza dell'amore di Dio, dell'esperienza della spiritualità cristiana, è un'umanità piena, è un'umanità che sa veramente anche gustare e godere. Per cui l'inverso, diciamo così, di questo itinerario, che noi chiamiamo appunto peccato, a me piace questa, diciamo, perché poi è proprio il termine stesso, adesso non mi ricordo qual è il termine, però va bene, non c'è importanza, non è appunto... Niente. Mancare bersaglio, cioè tutti noi siamo una freccia che viene scoccata, no? La nostra vita è dentro un'azione, chiaramente anche una spinta, una motivazione, che però appunto, se non ha, come dire, la propulsione giusta e anche la proiezione giusta, insomma sbaglia la mira giusta, sbaglia ovviamente il centro, e quindi si trova sempre insoddisfatto. Certo. Infatti il peccato, se non è troppo, se non stiamo troppo nella legalità, insieme così, non è tanto essenzialmente una non corrispondenza, diciamo, morale a qualche cosa, ma è appunto un, come dire, che peccato. Cioè, potevo fare una cosa bella, non l'ho fatta. Potevo amare, non ho amato. Potevo amare, invece mi sono solamente logorato. Potevo, diciamo, fare un gesto in qualche modo che dicesse una bellezza di Dio, invece mi sono ancora di più rinchiuso in me stesso. Adesso però, certo, insomma, certo, il peccato, certo, è sbagliare mira e quindi stare sempre come insoddisfatti. Certo, certo. E vorrei chiudere, Don Sergio, con te questo appuntamento, perché poi il tempo, no, stringe sempre. E, intanto bello quello che hai detto, no? Mi faceva ripensare anche a quello che diceva Don Oreste in merito alla relazione con i fratelli. No, se la relazione con i tuoi fratelli non è in comunione, chiaramente anche la comunione con Dio viene meno. Però poi Don Oreste, alla fine di questo capitolo, ci invita anche a non scoraggiarci, no, ci dà una parola stupenda di conforto, no, di speranza, e ci dice: dai, l'ultima parola non la puoi, non la deve avere il peccato, no, quella relazione mancata con Dio. Certo, anzi, cioè io l'ho collocata un po' anche al tema della tristezza, cioè perché mi sembra che possiamo, adesso non so se è giusto interpretare, però per così, ecco, cioè perché se io mi scoraggio, o perlomeno questo, diciamo, atteggiamento prende un po' il sopravvento, in fondo cosa significa? Che sto puntando tutto su me stesso, che tutto quello che in qualche modo è la verifica, perché se mi sto scoraggiando, cioè sto verificando che non sta... Beh, e io la collegavo al fatto che nella tradizione degli ortodossi, diciamo che loro hanno anche l'ottavo peccato, l'ottavo vizio, che è la tristezza,
che noi abbiamo inserito nella nostra tradizione con la cilia. Nella cilia c'è anche la tristezza. Non tutte le tristezze sono così, no? Perché è chiaro che sono anche delle circostanze. Ma c'è una tristezza, dicono i padri, soprattutto questo Evagrio Pontico, che è legata al fatto di essere chiuso in me stesso e di non aprire lo sguardo al Signore, e quindi è qualcosa, questo lo dico io, che ci dovremmo confessare. Infatti, il Papa, la sua grande encilia è stata Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, perché è chiaro che non significa che va tutto bene, ma significa che la mia gioia, e quindi anche la mia vita, è appunto ancorata all'opera del Signore. Questo ci deve in qualche modo non tanto non vedere le mie ma anche mancanze o il fatto che possa anche avere vivere un fallimento, ma se tutto si ferma lì e non c'è un'apertura, cioè che sono chiuso al Signore. Bellissimo, bellissimo. Don Sergio, grazie anche di questa bella chiacchierata, veramente sei un dono prezioso, perché ci hai fatto riflettere su tante cose e anche in maniera grazie profonda. Grazie a Don Oreste. Grazie al certo, grazie anche a Don Oreste. Bene, Don Sergio, noi ti salutiamo, ti ringraziamo. Ecco, io volevo chiudere con questo rimando, no, ai nostri radioascoltatori, quindi rispetto anche a quello che hai detto tu poco fa. Cari radioascoltatori, se dovesse capitare di sentirvi tristi, arrabbiati e non sapete con chi prendervela, alziamo, perché tante volte no, capita anche a noi, alziamo lo sguardo, perché può essere, ecco, che quella situazione, quel momento di tristezza, ecco, può darsi che può dipendere anche da altro, ecco, quindi magari riusciremo a recuperare anche il nostro rapporto con Dio, a relazionarci in maniera più profonda con Lui e a scoprire la vera gioia, che è concreta, benedettamente concreta, no? Non è un'emozione, non è una cosa passeggera, ma è quella concretezza che rimane solida, no? E mi viene come similitudine da pensare al pane fatto in casa, no? Quel profumo che riempie, quel pane che fa fatica a rovinarsi, no? Veramente. E quindi dai, possiamo anche rischiare e provare. Sì, diciamo, nella tristezza lasciare uno spiraglio aperti al Signore, perché la vera gioia nasce da dentro e emergerà. Bene, grazie e vi do un grande arrivederci alla prossima puntata di APG Time. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso APG Time, a cura della comunità Papa Giovanni XXIII. Non c'è fallimento. Dentro, perché non c'è fallimento.